La location di oggi, tra l'altro, oltre il convegno importantissimo di cui già abbiamo dato brevi cenni, prevede al termine di questa mattinata la consegna di un premio molto importante. Spieghiamo intanto il perché di questa importanza e diciamo anche che cos'è il premio. Allora, il premio Anassi Laus di Arte, Cultura, Economia e Scienze, nato nel 1988, si propone di segnalare personalità italiane e europee che hanno dato un contributo fondamentale alla crescita civile, umana e sociale dell'Europa. In questa occasione sarà consegnato al professore Luciano Maria Delfino il premio intitolato al grande Erasmo da Rotterdam, che è una delle figure emblematiche per indicare non soltanto l'Europa dell'economia, ma soprattutto l'Europa della cultura e dell'arte, che ha contraddistinto il nostro continente dal 1400 in poi. Il professor Luciano Maria Delfino è uno dei pochi studiosi, anzi forse il solo italiano a ricevere questo riconoscimento, fin qui conferito a studiosi europei, francesi, belgi e tedeschi, proprio per i suoi studi e la sua valenza europea. Quindi un premio che vuole ribadire queste radici europee del nostro paese, un premio che vuole riconfermare il valore dell'Europa, ma ripeto, non l'Europa che a mio modo di vedere finora abbiamo conosciuto, ma l'Europa autentica, quella degli studiosi, quella che ha superato e ha saputo superare anche le guerre tra gli stati, le violenze e le barbarie che purtroppo hanno caratterizzato nel tempo e nella storia il nostro continente. Nonostante questo, sappiamo tutti, gli studiosi hanno sempre mantenuto un contatto tra di loro. Qualcuno ha parlato nel 1417 di Respubblica Literaria, intendendo per Respubblica Literaria quell'insieme di rapporti, non solo di carattere letterario come potrebbe far credere la parola, ma anche nel campo delle scienze, della ricerca e, nel caso specifico anche questa mattina, nel campo degli studi del diritto, di cui il professore Delfino è uno dei maestri. Sono parole bellissime che tra l'altro mi trovano pienamente d'accordo, perché anche nell'Ottocento a livello pittorico avvenne più o meno quello che lei ha detto. C'era l'Europa, io sono un appassionato d'arte, ma credo che dal 400 in poi l'Europa è stata unificata dall'arte, gli artisti passavano da un paese all'altro, esportavano esperienze, cosa che adesso credo non avvenga più. Noi, non voglio usare un termine brutale, se me lo consente, abbiamo un'Europa che sembra l'Europa dei bottegai, con tutto il rispetto per il lavoro dei bottegai, non è più l'Europa che faceva fremere i nostri cuori 30-40 anni fa. Io mi permetto di dire agli amici di Liberi.tv sconfinati, nel senso di senza confini, nell'arte, me lo permette? Ecco, e con questo chiudiamo con una battuta dicendo appunto che in questo contest di questo premio, immaginiamo un diadema di gemme a livello europeo, l'Italia brilla come gemma principale, almeno oggi. Beh, questo lo devo molto al garbo eccezionale del dottor Iorfida, che al di là di tutto è un intellettuale raffinatissimo. E ricevere un premio dalla sua associazione, che è una delle associazioni più importanti d'Italia, per me è motivo di grande orgoglio e veramente mi sento onorato di questo e soprattutto del rapporto splendido personale che c'è con Anassi Laus e col dottor Iorfida, che voglio dire l'anima, il cuore pulsante dell'associazione e soprattutto della cultura. Non dimentichiamo che il dottor Iorfida è un calabrese come me, e veramente è un onore per la Calabria avere una personalità culturale di questo livello. Intitolato Erasmo da Rotterdam, che ha fatto parte di questa Respubblica Letteraria, conferito questa sera, questo pomeriggio, al professore Delfino, vuole appunto evidenziare che ancora in questi giorni di una personalità di dimensione europea, nel caso specifico studiosi di diritto che partecipano a questa ideale Respubblica. Chiaramente il curriculum del professore Delfino è un curriculum moltissimo, non c'è tempo di illustrarlo in tutti i suoi particolari, ma al di là, appunto, ripeto, del curriculum, quello che ci importa in questo caso è segnalare nel professore Delfino l'uomo di profonda umanità, attento ai valori professore, è un onore,
magia del linguaggio del nostro presidente, un calabrese con un respiro europeo mondiale.